Ciao ragazzi, oggi vediamo come si fa la granola. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere tante ricettine sfiziose come questa. Ok, per prima cosa sbucciamo e togliamo i torsoli delle mele. Per questa ricetta ve ne usciranno più o meno 7 porzioni. Come potete vedere, io ho fatto una quantità maggiore di mele, però con circa 5-6 mele dovresti riuscire ad avere la quantità esatta. Spremi mezzo limone all'interno di una pentola con le vostre mele e riempite d'acqua e mettetele sul fuoco. A questo punto volete portarle ad ebollizione e volete che le vostre mele appunto diventino cotte, quindi soffici. Ecco il risultato dopo circa 25-30 minuti. Comunque fate la prova con uno schiacciapatate e vedete se sono soffici abbastanza. Se sono soffici da poter essere appunto schiacciate e ridotte ad una purea, togliete l'acqua e schiacciatele. Io lo faccio con uno schiacciapatate, ma potete benissimo usare anche una forchetta. Ok, adesso passiamo alle nocciole. Le nocciole devono essere sbucciate e tagliate. Se vi viene più facile, compratele già così, pronte. Io ce le avevo intere, quindi le ho fatte per conto mio. Se volete sapere come ho fatto, lasciate un commento qua sotto e vi faccio vedere il metodo. In una ciotola aggiungiamo avena, noci e mix di semi e in un'altra ciotola a parte aggiungiamo la purea di mele, l'olio di cocco sciolto e il pizzico di sale. Misuro esattamente la quantità che mi serve per questa ricetta, versiamo tutto su una placca da forno, spingiamo un po' giù con le mani, come sto facendo io, e mettiamo in forno ventilato a 160 gradi per circa 20 minuti. Mi raccomando, ogni tanto mescolate, perché altrimenti la parte sotto rimane bagnata. Fate raffreddare completamente. Quando è completamente freddo, aggiungete il cioccolato. Ed ecco pronta la granola al sapore di Ferrero Rocher. Mi raccomando, pesatelo e dividete la quantità per 7. Ognuna di queste porzioni sarà la vostra porzione mattutina. Enjoy!